Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti alla nuova puntata di Wonder with Daphne. Oggi ho deciso di venire a Sydney molto presto per vedere l'alba, che è alle 5:35, quindi tra pochissimo. Alle mie spalle potete vedere l'Harbour Bridge e siete pronti per il pezzo forte? Sta per arrivare. Oh, olè! Eccola qua, l'Opera House. Mi vedete baciata dal sole, è meravigliosa. Ci vuole un po' di sacrificio a svegliarsi alle 3:35 per arrivare in tempo per l'alba, ma ne vale assolutamente la pena. Un altro simbolo della città di Sydney è proprio lui, l'Harbour Bridge. Pensate che è il ponte in acciaio più largo e pesante del mondo. È lungo 1150 metri. È davvero un grande capolavoro di ingegneria. È stato costruito a partire dal 1924 e si è concluso nel 1932. L'ingegnere si chiama Bradfield e pensate che sono serviti più di 1400 operai. Il ponte è attraversabile a piedi, in macchina, in bus, in treno e pensate che ci si può anche arrampicare fino alla cima. Lungo la strada mi sono fermata in uno dei punti panoramici della città, Miller's Point. Che dite? Bella la vista? Eccomi qui a Darling Harbour. Io amo la parola darling. Sono partita dall'Italia che pronunciavo questa parola darling e adesso, dopo quasi un anno, ho capito che la pronuncia giusta è darling, che equivale all'italiano caro o cara. Darling Harbour. No. No. Darling. 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 Darling Harbour si trova nella parte ovest della città, è un'area portuale, infatti potete vedere le barche che sono attraccate al porto. È una delle baie di Sydney e ovviamente oltre alle imbarcazioni ci sono tanti negozietti, ristorantini, bar, pub e c'è tanta vita notturna. Potete trovare l'acquario di Sydney, il Wildlife Museum e tante altre attrazioni, tra cui la ruota panoramica. Ta-da! Mi trovo al Fish Market, tra l'altro quello di Sydney è il terzo mercato del pesce più grande del mondo. Volevo fare questa cosa folle e provare per la prima volta le ostriche, ma la signorina che le vendeva mi ha detto che dovevo comprare il pacchetto da 10 e non mi sembrava il caso. Non le ho mai provate e non lo so, sembrano molto viscide, molli, però prima o poi le proverò. Non ho comprato le ostriche, ma ho fame e quindi si fa uno spuntino mattutino con della pasta al pesto con pomodorini e mozzarella. Da vera italiana mangio la pasta anche alle 8 del mattino. Mi trovo ad Hyde Park, si trova nel centro della città, è un'area verde molto estesa ed è pieno di persone che fanno attività fisica, come me. Mamma. Questo monumento si chiama Anzac War Memorial ed è un memoriale che ricorda tutte le persone australiane che hanno combattuto durante la guerra e che si sono sacrificate per il paese. È stato costruito proprio per onorare il loro sacrificio.
come in ogni grande città, anche a Sydney c'è il Business District e guardate che grattacieli! Sto per attraversare questo cancello alle mie spalle che ha un nome super divertente in inglese. Pensate che questo nome contiene 13 lettere, di cui 8 sono delle O. Volete sapere come si chiama? Wallamaloo! Quest'area fa parte dei Royal Botanical Gardens, che si trovano vicinissimo all'Opera House. Li esploriamo insieme? Andiamo! Ci sono davvero tantissimi tipi di piante e di fiori, super super colorati. In questi giardini si possono trovare piccole statue, monumenti, fontane che arricchiscono e rendono ancora più bello questo grandissimo parco. E la bellezza è che questi giardini si affacciano proprio sull'acqua. Pronti per la vista? Ecco qui l'Opera House, adesso ci avviciniamo e vi racconto un po' di fatti interessanti. Eccoci finalmente all'Opera House. Di cosa si tratta? È il teatro dell'Opera di Sydney, che è stato completato nel 1973 dall'architetto danese Utzon. È veramente conosciuto in tutto il mondo. Pensate che erano previsti 4 anni per i lavori, ma ce ne sono voluti ben 14. Il costo totale delle spese ammonta a più di 900 milioni di dollari. È caratterizzato da delle sezioni sferiche che possono ricordare delle barche a vela, ma in realtà l'architetto si è ispirato ai gusci d'arancia. All'interno potete trovare l'organo più grande del mondo, con addirittura 10.154 canne. Siamo 22. Quasi mezzogiorno e sto tornando esattamente nel posto in cui ero questa mattina per vedere l'alba. Così vi mostro un po' com'è la vista dell'Harbour Bridge dell'Opera House a mezzogiorno con il sole. Comunque io ogni volta che passo davanti all'Opera House mi emoziono, è troppo bella. Eccomi qui, sono nello stesso punto di stamattina dove abbiamo visto l'alba e questa è la vista. Il cielo è azzurrissimo oggi. Sono arrivata ai mercatini del quartiere The Rocks e ogni sabato e domenica offrono tantissimi prodotti artigianali. Tra poco saliremo insieme proprio su di lui questo battello che ci porterà a Watson's Bay. Sto camminando sul sentiero che mi porterà al faro. Il faro. Dove è il faro? Eccolo qua! E
Questo faro si chiama Hornby Lighthouse, è davvero iconico perché, come vedete, è fatto a strisce ed è colorato. Si tratta di un faro tutt'oggi attivo ed è alto 9 metri. Sono tornata proprio nel punto in cui abbiamo iniziato questa super giornata molto intensa, ma sono stata super contenta di fare questo tour di Sydney. Il sole sta calando e infatti i colori dell'Opera House sono così. Spero che questo tour vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi piace Sydney, sono molto curiosa. Direi che da Sydney è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Wonder with Daphne. Ciao ragazzi!